Andiamo avanti con The Lion Song, magari lo riusciamo anche a finire. Ha visto il suo dipinto più recente? Sì, la sua opera è diventata più cupa. Come se la luce stesse per uscire dal mondo. Ancora 104 km. Mi scusi? Sì? Non importa. Mi scusi? Sì? Ci parli di sua sorella. Vilma non ha sempre vissuto a Vienna, è cresciuta in campagna con me, mamma e papà. Ma tutto cambiò una notte. Racconti. Mi mancava. Da un bel po' non vedevo. Qualche anno fa. Ottimo, sorellona. Dobbiamo sbrigarci, Otto. Papà ci vuole a casa entro le 10. Raccolgo il denaro. La signorina suona bene. Vilma è autodidatta e ha composto molte delle sue canzoni. Come dici? Ha la cataratta. Mi prendi in giro. Come fa a leggere le note? Ha imparato a suonare da sola e papà le ha preso un violino a Melk. Oh. Beh, allora. Grazie. Lieto che le sia piaciuta la musica. Chiama tua sorella, ragazza, c'è qualcosa che vorrei discutere con lei. Vilma suona solo, io raccolgo il denaro. Già, io voglio chiedere se le va di fare un duetto con me. Lei suona il violino per denaro, ecco tutto. Ora pari o stia zitto. Attenta come parli, moccioso, ti faccio vedere. Ci provi, Gradasso. Suono per lenire gli animi, non inasprirmi. Sono sicura che Otto e mio padre e i miei tre zii non gradirebbero che qualcuno guastasse l'atmosfera. Ha ragione. Ci sono Dorf dappertutto. Non vuoi i nostri soldi? Oh sì. Prendi. Denaro per la musica. La ringrazio. Porge in mio ossequio a sua moglie. Avrei potuto suonargliele. Un giorno ti dimostrerò quanto sono forte. Mi sa che me lo conta come. Potevo sistemare questi perfidi farabutti. Non lo riconosco, all'aspetto di uno che ha almeno qualche moneta in tasca. Costui è il professor Cabal, ha un'offerta per Vilma. E lei cosa vuole da mia sorella? Giovanotto, le assicuro che ho intenzioni oneste. Oh, sono Arthur Cabal, il mio biglietto. Come vede, sono docente di teoria musicale. Da Vienna. Fu solo per caso che il professor Caban, diretto a Salisburgo, si fermò alla locanda. Rimase colpito dalle canzoni di film. Disse che avrebbe cercato di farle avere una borsa di studio. Nell'istituto dove insegnava, per lei era un sogno che i nostri genitori non avrebbero mai potuto darle. Chiedo scusa. Questo. Sue composizioni erano già così riuscite, sì. Secondo il professore aveva un orecchio maturo. Io la prendevo in giro sul suo vecchio orecchio. Com'è stato crescere accanto a un prodigio come Vilma? Un prodigio? Vilma? Era molto più vecchia di Mozart. Le ragazze della sua età erano già sposate. Bene, allora, com'è stato crescere con sua sorella maggiore? Beh, il compito delle sorelle è farsi prendere in giro dai fratellini, ovviamente. Vilma sentiva musica anche dove non ce n'era. Dopo veniva da dentro, chiudeva gli occhi e ascoltava, estraniata dal mondo. E naturalmente lei questo lo rispettava, naturalmente. Beh no, era l'occasione perfetta per rubarle il violino. Perfetta. Non so come disattivare la vibrazione, perdonate. Diversi anni fa. Dimostrerò che so suonare anch'io. Va bene. È proprio lì. Devo solo aspettare il momento giusto.
Qua dietro Vilma non dovrebbe vedermi. Adagio, ora. Devo avvicinarmi di più. Otto. Esatto. Ma non fu affatto facile. Serviva un'abilità e audacia per rubare il violino. Dove erano nascose? Oh, in un posto fuori mano, di sicuro. Non volevo che gli accadesse nulla. Di nuovo. Ha iniziato a suonare l'armonica per via di sua sorella, in un certo senso. Me la regala papà. Non sono molto bravo, non quanto Vilma almeno. La musica era dentro di lei. Avverto un'altra storia. Lei fa un sacco di domande. Sono un giornalista. Beh, almeno lo era. Non c'è molto altro da dire. Fu quando Vilma ebbe il suo violino. Non aveva molto e naturalmente io ero invidioso. Maggio e maggio. Gli alberi fioriscono, faccio come così. Nel cielo blu si librano le nuvole e una melodia risuona forte. Ben fatto! Molti anni fa. Tutti e due. Ancora, ancora. Vilma, cosa c'è? Abbiamo stonato. No, l'hai suonata come scritta. La cantiamo come scritta. Eccoci, vi siamo. Cosa c'è che non va? Non lo senti, papà? Questo passaggio. Si librano le nuvole. Nuvole. Le note sono così noiose. Ma l'abbiamo sempre cantata così. Voglio cantarla allo stesso modo. Ma è noiosa. Calmatevi tutti e due. Io devo trovare modo per disattivare la vibrazione. Ci sono riuscito. Allora, papà, devi suonare note migliori. Non senti che potrebbe essere più vibrante? Mostramelo. Io? Suona tu, papà, non Vilma. Lascia provare tua sorella. Oh, va bene. Coraggio, prova. Così? Molto bene. Le note non devono essere così ben assortite. Ognuna ha vita propria. Continua a suonare. Ferma. Allora dobbiamo cambiare anche le parole. Cosa hai in mente? Anch'io posso inventarmi qualcosa, vediamo. Si divertono. E il mio papà è forte e le sue note sono storte. Otto, non cantare così. Le api operaie lavorano. E le nuvole sono sparite. Va bene. Puoi cantare così se vuoi. Ora, Vilma, suona. Ecco, puoi suonarla così. No, hai ragione. Il violino è tuo, Vilma. Tienilo. Suonalo. Crea la tua musica. Tremavo. Osservava il violino nelle sue mani. Le brillavano gli occhi. Quello fu il principio. Mi sarebbe piaciuto ascoltarlo.
Chissà se assisterò a un altro concerto. La musica non scomparirà mai, amico mio. Persino qui. Ancora 22 chilometri. Signori, siete riusciti nell'impossibile. Mi avete distratto dalla nostra destinazione. Vi ringrazio. Piano. Lei era un giornalista. Aveva pure una storia per noi. Ahimè, è una storia breve. Sognavo di scrivere, ma mi erano contrari. Il figlio di un barone è destinato all'esercito. Così smisi di scrivere. Vorrei poter avere storie come le vostre. Siamo tutti e quattro diretti verso una storia. Anche se la sua sarà leggermente diversa, credo. In che senso? Noi siamo soldati semplici, quinta armata. Anch'io. Quinta armata, sì. Diretti all'accampamento a ovest della Drina. Ma lei è un ufficiale. Sesta armata, sì. È così evidente. Non solo, è salito sul treno a Vienna e Neustadt. Lì c'è l'accademia militare. Inutile dirlo, ma preferirei scrivere. Scriva le nostre storie, testimonianze di una vita che forse non rivedremo più. Scriva quel che vedrà in queste settimane, o mesi. Qualcuno dovrà pur farlo per evitare che ci sia un'altra guerra simile in futuro. Io credo che finirà presto, lei no? No, non credo. Ma concordo. Scriva le nostre storie se ritiene che abbiano un valore. Scriva anche degli uomini che guiderà. Le loro storie contano di più. 8. Lei va in guerra per aiutare la sua famiglia. Ecco perché vi mando via. Ora tocca a me aiutare. Ma non ho talenti degni di nota. Non serve molto talento per puntare un fucile e premere il grilletto. Non devi essere capace, perché comunque gli fai il culo, voglio dire. Nel senso, ci sono cose da studiare, non è così. Più di quello che pensa, giovanotto. Le dirò questo. Non sono codardo. Sarò in prima linea nei combattimenti. Io le credo. Sì, sua sorella aveva talento, ma non è arrivata per caso su quel palco. Le è costato tempo e fatica diventare quello che è. Sì, ha ascoltato e aspettato. La sua musica era vera e onesta, ma ho dato la mia parola. Combatterò fino all'ultimo respiro se devo. Gioca a fare l'eroe. Cosa c'è di male? Si sente pronto per combattere. E allora sta andando in guerra. Deve prepararsi a quanto accadrà. Come si prepara a comporre la sua canzone, sua sorella? In una delle sue lettere mi disse di avere un amico, qualcuno che le rimase vicino quando era sola. Ma io, chi ho? La sua famiglia dipende da lei. Protegga la canzone di Vilma. Quella canzone le ricorderà casa sua, la famiglia, le persone care. Non li deluderò. Lo farà se andrà incurante verso il fuoco nemico. Non può essere avventato. Sarebbe come essere cieco. Cieco, non capisco. Trovi la calma dentro di lei. Non è una situazione nuova per lei. La sua storia, gli uomini nella locanda dove Vilma si esibiva. Ai suoi serviva quel denaro, e lei inghiottì la rabbia e lo prese. Non avrei dovuto prendere quei soldi. E stare calmo. La fa sembrare così facile. Non lo è. È la cosa più difficile che esista. La scelta di Vilma ne ha influenzato enormemente la sua vita. Anche solo guardarla da lontano mi ha cambiato. Penserà alle parole che le ho detto? Sì. Sì, lo farò. Paul, perché è su questo treno? Non sono interessato alle sue banalità. Mi ha aiutato, vorrei ricambiare. Aiuto. Ok. Non può. Perché? E come mai si è arruolato? Non l'ho fatto, tenente. Sono stato coscritto. Theodore, perché si è arruolato? Perché la guerra è follia. Oh, questo sì che ha senso. Come inizia una guerra?
avidità di terre e ricchezze, paura di chi non è come noi e quindi intende farci del male, vendetta per l'atto di un fanatico. E chiede di poter fermare tutto questo? Forse no. Di certo non da solo, ma pensavo che potei provarci. So che sembra ridicolo. Cosa hai in mente? Sì, chi decide di muovere una guerra? I politici, non i soldati. Se più politici si trovassero di fronte a un nemico corpo a corpo, forse si impegnerebbero di più per un'altra soluzione. Una soluzione. Come con quella foto quando la professoressa stava per partire. Invece di lamentarsi, presi in mano la questione. Esattamente. Ne sembra davvero convinto. Forse sono un ingenuo. La sua sincerità è evidente. Ha avuto una buona insegnante. Non direi che travestirsi sia da persone sincere. Capisco perché l'ha fatto, ovviamente. Vero? In che senso? In quel travestimento c'è più verità di quanto pensa. Ci ho pensato a lungo. Voglio essere di ispirazione agli altri, ma non so se ci riuscirò. Vedo in lei tanto coraggio. Vedi in me più di quanto io riesca. Perdonatemi, ma... Questa la devo fotografare perché è un'ottima rappresentazione del mio modo di vivere. Comunque. Chiedo scusa. Ovviamente. Proprio come in un whisky. Cioè, non trova sia coraggioso aver preso le classi di Nender? Sì, certo, coraggiosissimo. Dov'è il mio coraggio? Lei è disposta a rischiare la vita per ciò in cui crede. E se la gente mi ascoltasse, come faccio a sapere che quel che dico è giusto? Lei è uno scienziato, non è così? E quindi? Non può sapere se ha ragione. Ma se emergono nuovi dati, adatta alla sua teoria. Come fece Nowinski nel duello con Zahler, ricordo. Avrebbe potuto distruggerlo, ma in quell'aula magna qualcosa cambiò. Lei riconobbe i suoi sforzi e imparò a rispettarlo. Sì, insieme fecero molto di più che da soli. Vorrei esserne sicuro come lo è lei. Ha studiato matematica, conosce le probabilità, ovviamente. Io punterei su di lei. Anche la sua professoressa lo farebbe. Sì, sarebbe quello che mi aspetterei da lei. Stando a tutto quello che ci ho detto, lei non cambiò le cose solo per se stessa, ma per tutti. Cosa intende dire? Non si concentrò solo sulle sue teorie, con i suoi insegnamenti cambiò le persone che aveva intorno. Anch'io posso farlo. Siamo quasi arrivati. Allora devo cambiarmi. Devono vedermi in uniforme. Stiamo entrando in stazione, dov'è Paul? Se n'è andato dopo di lei. Non credo che verrà con noi al fronte. Non se viene fucilato per diserzione. Deve essere ancora sul treno, però. Andrò a cercarlo. Andiamo qui. Paul. Sta lasciando. Proverà a fermarmi. Non ci ha mai detto se ha dipinto qualcosa di suo. Perché mai? Sono un falsario. Per un amico, una persona che ama. Per un amico, una persona che mi metto male. O per se stesso, non per guadagno. O per se stesso, non per guadagno, solo per lei. C'era qualcuno, Frieda, io e lei ci capivamo. Come la Vnitkaze Market? Suppongo. Crede di conoscermi, figlio di un barone? Smetta di fuggire. Market ha combattuto a viso aperto. E quando? Ha colpito qualcuno con un pennello? Hangard! Ha ritratto il suo peggior critico. Touché. Il treno sta rallentando, darà l'allarme. No, è una sua decisione. Avevamo ragione, lei sarà un buon comandante. Farò del mio meglio. Adesso vada, la prego.
una decisione da prendere. Lieto che ci abbia ripensato, Paul. Signori, combattere sono battaglie diverse, ma sarei orgoglioso di avervi al mio comando. Farò di tutto per non deludere i miei uomini. Altrimenti, deluderei anche voi. Deluderei anche voi, scusa. Mi chiamo Albert Vogel, ma per tutti sono Bert. Otto Dolph. Paul Weber. Theodore Lechner. Nel 1914, poco dopo l'uccisione dell'arciduca Franz Ferdinand, ci fu un richiamo alle armi, ebbe così inizio la Grande Guerra. Otto andò in guerra per difendere patria e famiglia, ma poté almeno rivedere i genitori. Paul smise di fuggire. Deciso a impegnarsi in qualcosa per la prima volta in vita sua, tornò da Fiera. Qualche anno dopo, quell'impegno diventò una piccola allegra famiglia. Nei 4 anni di guerra, qualcosa dentro Theodore cambiò. Entrò in politica, giurando di evitare un'altra guerra a ogni costo. Per un breve periodo, la musica di Wilma ebbe enorme successo. Era la prediletta dell'intera Vienna. Poi che accadde? Un giorno Wilma ritornò nel suo borgo natio, non smise mai di comporre musica, ma iniziò a insegnarla. Una sera d'autunno una donna entrò nella locanda di Leo Spadani. Si sedette in silenzio. Quando le fu chiesto cosa desiderasse, sorrise e rispose: «Un piatto dei tuoi famosi gnocchi, Lios». La musica che aveva rallegrato gli inizi del XX secolo ammutò lì allo scoppio della guerra. Franz Market in qualche modo riuscì a far cambiare idea al nonno, che riprese di nuovo a scalare dopo il successo del nipote. Il giovane pittore accompagnò Greta Bellino. Si amarono per un breve ma intenso periodo. Franz fu arruolato un anno dopo l'inizio della guerra. Nell'effimera quiete che precede l'alba, ritrasse i suoi commilitoni. Nel 1918 Gustav Klimt morì, segnando la fine di un'era. Emma Nowinski si trasferì nel Regno Unito, dove accettò la cattedra di matematica in un'università dello Yorkshire. Molte scoperte scientifiche del XX secolo furono possibili grazie alla prova di Emma dello stato di Nowinski. Emma continuò a scrivere a Nicole per tutta la vita. Nicole scoprì di odiare molte meno cose che in passato, grazie. Durante la guerra l'Università di Vienna fu trasformata in un ospedale militare, ma le lezioni continuavano ovunque, studenti e insegnanti riuscissero a incontrarsi. La prima guerra mondiale ebbe fine nel 1918. Il numero totale di vittime tra militari e civili ammontò a oltre 38 milioni di vite. Sono curioso di vedere le scelte adesso. Beh. Wow, merita davvero davvero tanto. Rispondo a tipo 30 messaggi, poi ritorno. Eccomi, vediamo cos'altro c'è. 53% ha preso il denaro. L'86% non è sfuggito alla polizia. Ah, potevo.
Il 78% ha usato un petardo al mercato, il 45% ha incoraggiato tutti gli uomini. Il 57% dei soldati mobilitati per la prima volta. Ok. Abbiamo finito The Lion Song. È bellissimo.